La Madonna con bambino che vedete di fronte a voi, soprannominata la Belle Jardinière, per via dello sfondo campestre che la circonda, rappresenta una delle numerose variazioni dello stesso tema religioso realizzate dal divino Raffaello durante la sua permanenza a Firenze. L'artista di Urbino, città del centro Italia, si firma Raffaello Urb sull'orlo del mantello della Vergine sopra il piede, mentre l'anno, in numeri romani, 1507, è segnato vicino al gomito. Questa raffinata composizione fu realizzata esattamente un anno prima che egli venisse chiamato a Roma da Papa Giulio II per ricevere l'incarico degli affreschi destinati alla decorazione delle stanze vaticane. Il dipinto fu commissionato da Filippo Sergardi, nobile toscano che nel Cinquecento si fece costruire la bella villa di campagna, nucleo centrale dell'attuale Scoletta, villino che si trova a Roma nel quartiere della Garbatella. Raffaello lasciò incompiuta l'opera, che fu poi completata da ghirlandaio per partire alla volta di Roma. Finito il lavoro, Francesco I di Francia, a nome di Sergardi, acquisì l'opera, portandola però fuori dall'Italia, su suolo francese, dove ancora oggi si trova. L'opera presenta una struttura piramidale, d'origine leonardesca, con la Madonna adagiata su una roccia, mentre è intenta a scambiare sguardi e gesti delicati con il proprio bambino. Inginocchiato alla nostra destra troviamo San Giovannino, anch'egli in connessione con Gesù Bambino tramite uno sguardo dolce e intenso. Nei gesti del gruppo è anche inserita simbolicamente quella che sarà la passione di Cristo. Questo presentimento è espresso nello scambio di sguardi tra Gesù e la Madonna. Gesù cerca di prendere dal grembo della madre il libro che contiene l'annuncio della sua esecuzione, mentre il piccolo Giovanni segue attentamente il gesto tra madre e figlio. Inoltre, in primo piano, Raffaello ha dipinto con cura molte piante, violette vicino ai piedi di Gesù, simbolo dell'umiltà della Vergine, e aquilegie lungo il bordo sinistro dell'opera a fianco di Gesù, allegoria della passione di Cristo. Sullo sfondo dei personaggi un delicato e morbido paesaggio collinare con alberi e una cittadina, il tutto racchiuso dall'arco formato dalla tavola che completa armoniosamente la composizione. Nonostante Raffaello richiami la struttura delle studiate composizioni di Leonardo e il volto della Madonna risenta ancora dell'influsso del suo maestro, il Perugino, il giovane pittore afferma già la propria personalità. In particolare per le espressioni tenere che si scambiano i personaggi, per la loro dolcezza e spontaneità, nonché per il ritmo e l'armonia che caratterizzano il suo stile. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!